Hanno preso il via da alcuni giorni i lavori di restyling del porto di Agropoli. Alcuni mesi fa venne pubblicato il bando di gara per un importo complessivo di circa 630.000 euro per la realizzazione di una serie di interventi della struttura portuale agropolese che consentiranno di rendere la stessa ancora più efficiente ed accogliente. Lunedì 8 giugno sono cominciati i lavori di restyling del porto di Agropoli. Lavori che abbiamo dovuto purtroppo rimandare a causa del periodo Covid che ha visto bloccare tutte le opere in città. Lavori che, vi ricordo, sono state finanziate dalla Regione Campania per un importo di 630.000 euro, che sono cominciati il lunedì. La prima cosa che voglio dire è che, nonostante siamo arrivati un po' in ritardo all'inizio dei lavori, vi garantiamo che il lavoro stesso è stato immaginato per lotti funzionali in modo tale da non dare fastidio all'attività del porto stesso, che durante questo periodo naturalmente è in piena attività. Quindi tutti gli interventi sono stati immaginati per micro lotti, si finisce un pezzo e poi si va oltre. In questo modo l'impatto sarà minimo. La prima cosa che voglio dire. Ma quello che dobbiamo ricordare e raccontare, secondo me, è il tipo di intervento che è stato immaginato. Innanzitutto abbiamo ritenuto di rifare il marciapiedi, quello che tutti quanti frequentiamo per le nostre splendide passeggiate qui sul porto di Agropoli, perché era assolutamente in una condizione di degrado. Abbiamo normalmente poi, oltre questo, immaginato di creare un restyling del molo di soprafrutto, intonacandolo e mettendolo a posto. Abbiamo naturalmente ritenuto di dover rifare tutto quanto gli asfalti, di potenziare e rinnovare la pubblica illuminazione, di creare delle panchine per rendere più confortevole la passeggiata, in questo caso panchine intelligenti si chiamano, dove uno può anche ricaricare il cellulare. E alla fine, diciamo, ci sarà anche un'area dedicata, un'area verde, un'area giochi dedicata ai bambini e alle famiglie, così da rendere veramente ancora più bella questa passeggiata che noi tutti agropolesi amiamo fare presso il nostro porto, e naturalmente rendere la nostra struttura ancora più bella per chi ci viene a trovare durante il periodo estivo o per chi con le barche arriva in approdo nel nostro luogo più importante in termini di accoglienza. Tutti questi lavori, come ho detto, verranno svolti in maniera coordinata in modo da non disturbare nessuno, e riteniamo che in poche settimane tutto questo lavoro verrà completato e sarà lasciato alla libera fruibilità dei cittadini e dei turisti. L'impegno e il lavoro continua senza sosta. A presto per ulteriori notizie e ulteriori approfondimenti.